Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi dal contatto di Mod Manuel per spiegarvi come avere la barra di Mac su un qualsiasi computer Samsung o HP o eccetera con qualsiasi Windows XP, Vista 7, ovviamente 98 e altri no, Windows XP, Vista 7. Allora, innanzitutto la barra è questa qui, diccelo che si nasconde automaticamente. Allora, per scaricarla dovete andare sul link della descrizione, ma se volete farlo manualmente basta andare su Google e scrivere il nome della barra, che è questo qui. Attentamente guardate cosa scrivo. Rocket Dock. Prima mi invio. E andiamo, scarichiamo quella da Softonic, che questa qui è gratuita, gli altri non lo so. Facciamo download gratis. E poi qui, ora facciamo download. E una volta averla scaricata vi comparirà sul computer questa cosa qua. Accettate. Fate ok in italiano o altre lingue, quello che scegliete voi. E poi dopo mi fa questa qua perché io già ce l'ho installata. E una volta fatto, questa è la barra. Allora, per fare le impostazioni, per cambiarle, andiamo su impostazioni. Ovviamente tutte queste applicazioni non ci saranno, le ho aggiunte io. Qua possiamo. Allora, partiamo dal generale. Qua c'è la lingua e attivarla sull'avvio. E se no, sono attivata dall'avvio, dove ogni volta che lo accendete dobbiamo cliccare qua su Rocket Dock. Poi ci sono altre applicazioni qua. C'è per bloccare le icone, avere un'istantanea sull'applicazione, eccetera. Cose non molto importanti. Poi abbiamo la qualità media, veloce, o lenta. Io preferisco media perché vi consiglio, perché veloce abbiamo una qualità troppo veloce, potreste sbagliare ogni volta a cliccare la cartella. Lenta oppure perché tipo che si bloccasse il computer. Poi qua c'è la posizione. Allora, io l'ho scelto sopra, sempre in primo piano, nel senso che la possiamo avere anche quando andiamo su internet e in altri posti, se no ce l'abbiamo solo quando siamo su desktop. Io l'ho fatto in primo piano solamente quando si nasconde, in modo tale che non ce l'ho d'impiccio, devo andare solo qua sopra. E qua possiamo scegliere sì, per spostare a sinistra e a destra, più sotto verticalmente. Lo stile è per cambiare il colore delle icone, il colore della barra. Qua c'è l'aspetto, io ho cliccato sul nascondere automaticamente. E qua c'è la velocità di millisecondi e di quando deve essere veloce a scomparire la barra. Poi c'è info, che è per aggiornamenti, forum della barra su internet. Come potete vedere qui c'è, quando uno clicca su, se andiamo ora su Google, io devo cliccare la pagina più o chiuderla tranquillamente, dobbiamo sbattere qui sopra per fare comparire la barra, quindi non è una cosa che uno ci può perdere troppo tempo non poter fare. Bene, oggi per questo video è tutto, da contatto di Mod Manuel. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete non mi piace. E possibilmente preferisco, se potete mettere il perché non vi piace, così magari posso migliorare. Bene, vi saluto, ciao a tutti!